l'Università di Pavia è stata molto coraggiosa nell'ospitare la mostra di Sandro, qui presente Sandro Greco, che è un artista del tutto particolare. Credo che non esista nel mondo un artista del suo genere, perché Greco è fuori da ogni corrente. Non è informale, non è concettuale, non è tra l'avanguardia, non è concretista, è tutto e niente. In altre parole, è un uomo che da quando io lo conosco, ormai una trentina d'anni, ha sempre inventato cose nuove. Non solo, ma la sua non è solo pittura o scultura, ma è una specie di arte dell'idea. Voi vedete delle scatole piene di idee. Credo che nessun altro pittore abbia fatto delle opere d'arte che sono contenitori di idee. Se poi guardate le cose da vicino, da un punto di vista tecnico, vedrete le più straordinarie invenzioni materiche. Gesso, carta, mosaico, tutto quello che Sandro trovava intorno a sé diventava materia d'arte. Quindi credo che effettivamente l'Università di Pavia ha fatto un vero regalo, diciamo, ai suoi studenti, che possono venire qui non a ammirare il capolavoro, ma a ispirarsi per le loro stesse opere. È stato davvero molto interessante, prima di tutto conoscere l'opera, ma conoscere soprattutto Sandro e ricostruire con lui un percorso che qui vedete organizzato sotto le varie volte di questa sala in modo molto originale e molto creativo, anche proprio nell'allestimento. Potete passare attraverso le sue opere più antiche, quelle che risalgono agli anni 50, le immagini tratte per esempio dai clown, dal mondo del circo, fino ad arrivare alle ceramiche che per esempio vedete nella teca alle vostre spalle, per poi passare alle cose più recenti, a quando negli anni 60 e 70 l'intervento di Sandro è molto forte anche sui temi dell'ecologia, sui temi del rapporto tra uomo e natura, tra uomo e ambiente. Allora in quegli anni nascono proprio le esperienze più vicine al concettuale, le scatole che per esempio vedete nella teca sull'altra parete, alcune sono veramente molto 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 divertenti. Io sono molto affezionato al dentifricio art, ecco, la scatola che contiene il dentifricio che serve per pulirsi la bocca prima di parlare di arte, credo che sia sacrosanto utilizzarlo. Sandro ci rivela un'immagine dell'artista come colui che dona leggerezza alla materia. Allora poi la grande infilata di farfalle che vedete alla vostra sinistra e che sono vibranti e proprio legate alla loro dimensione assolutamente aerea, questi sottilissimi fili argentati e le farfalle che appunto sono appuntate sopra, sono forse una delle metafore più belle di questo tema della leggerezza del segno dell'artista sulle cose e sulla natura. Ecco che allora anche i momenti più
diciamo, intensi anche dal punto di vista sociale, le performance, l'aria del Salento imbottigliata, scatolata, certo sono sicuramente legati a dei momenti anche della storia del nostro paese molto particolari, in cui si incominciava a discutere di problemi di ecologia, di conservazione del territorio, però penso che li possiamo interpretare sempre come una sorta di dono dell'artista nei confronti della natura. L'uomo non lascia sulla natura soltanto rifiuti, ecco, ma è capace di lasciare alla natura dei segni che producono cose belle. Sono molto emblematici delle opere che troverete nell'altra ala, dove alcuni rifiuti reali sono agganciati alla superficie, ma da questi poi sbocciano fiori. Parafrasai appunto un famoso manifesto di futurista, di Balla e De Pero, la ricostruzione futurista dell'universo. Ecco, Sandro Greco mi sembra che invece voglia ricostruire a sua immagine, secondo i suoi interessi, secondo il suo gusto, secondo il suo modo di vedere le cose, l'universo. Infatti una delle sue caratteristiche principali è questa estensione, diciamo, no, dell'arte non solamente alla tela, ma anche appunto abbiamo visto alla ceramica, ai gioielli, ai libri d'artista, alle sculture in legno. Ecco, questa visione totalizzante, perciò ho parlato di una concezione totalizzante un po' della sua arte.